Allora, la situazione tra gli anziani era pessima, si spegnevano come le candeline. Nessuno all'interno ci diceva qual era la reale situazione. Io non ho mai avuto una richiesta di poter fare una videochiamata con i miei. Io mia mamma l'ho vista in videochiamata dopo molto tempo e l'ho trovata irriconoscibile, con un dolore talmente profondo che non riusciva nemmeno a modulare le parole. Non ha funzionato tutto quello che è stata la gestione di una pandemia. Quanto personale ci fosse durante il giorno e durante la notte, sapevamo che le persone non erano lavate, non prendevano i farmaci in modo adeguato. Non c'erano spazi anche per distanziare queste persone e di conseguenza si sono praticamente infettati uno con l'altro. Per quanto sappiamo, solo verso aprile è stato detto di indossare un camice, una mascherina. Il diritto alla vita, il diritto alla dignità, il diritto alla salute, il diritto alla cura, il diritto agli affetti. Il diritto di poter finire le proprie vite con l'assistenza dei propri cari. Oggigiorno, ai primi del 2022, la situazione non è assolutamente cambiata. Non è cambiato niente, anzi, a mio avviso, è peggio di prima. Sono preoccupate di ritornare a com'era all'inizio. C'è preoccupazione e soprattutto c'è rabbia. Sono persone che hanno bisogno del contatto e vedere anche il loro parente attraverso una parete di plastica proprio non riescono a comprenderlo. La solitudine e l'essere ovviamente senza contatti primari degli affetti dei propri cari li ovviamente fa regredire sempre di più nella loro condizione. Gli anziani, quando sono abbandonati, si domandano perché e loro ritengono che i parenti li abbiano lasciati per sempre. Si lasciano morire, come mia madre, rifiutano il cibo. Utilissima sarebbe una commissione d'inchiesta